Sono appena uscito dalla riunione in prefettura con Sua Eccellenza il Prefetto, il direttore della Protezione Civile regionale, ingegnere Cocina, l'ingegnere Longi, il direttore nonché commissario per la crisi idrica in agricoltura Dario Cartabellotta, i vertici e responsabili di AICA, di ATI e di Sicilia Acque per discutere della grave siccità che sta colpendo la nostra provincia e in particolare per quanto riguarda l'irrigo e quindi l'agricoltura, il nostro comprensorio. Dopo l'ordinanza di qualche giorno fa c'era il rischio, stamattina è venuto palesemente fuori, che siccome ci sono state resistenze da parte del sindaco di Corleone, da parte dell'AMAP, da parte degli enti gestori dell'acqua per uso potabile del Palermitano, con un paventato anche intervento di blocco dalla diga di Prizzi, l'acqua a disposizione per il Ribellese sarebbero stati solo 400.000 metri cubi dal castello. E allora si è fatto di tutto e devo ringraziare anche in questa occasione il sostegno e il supporto da parte di Sua Eccellenza il Prefetto e la comprensione che poi hanno dimostrato i vertici regionali tutti, dall'autorità di bacino al dirigente Cocina, a Longi, al direttore Cartabellotta, perché si è arrivati alla conclusione che gli 800.000 metri cubi, che sono chiaramente meno della metà di quelli che erano stati richiesti, saranno confermati, perché il rischio grave è che non ci fossero neanche questi. E si è trovata la soluzione utilizzando 600.000 metri cubi che verranno assegnati per uso irriguo dalla diga Castello e altri 200.000 metri cubi che verranno utilizzati invece tra Prizzi e Gammauta, con la possibilità in corso di irrigazione di implementare di ulteriori volumi per poter completare eventualmente questa seconda irrigazione di soccorso per le percentuali che sono state stabilite sia sul versante servito dal castello che sul versante dell'alto socio verdura e basso verdura. Questa è la conclusione a cui si è arrivati dopo una mattinata di dibattito e di discussioni. Si aspetta l'ordinanza da parte del direttore Cartabellotta ripropone i volumi d'acqua e quindi l'attingimento dai quali si prenderanno e si partirà con l'irrigazione in maniera immediata già dal 16, cioè dall'indomani di Ferragosto. Questo è un importante sostegno, anche se minimo, che diamo alla nostra agricoltura in base ai volumi d'acqua che ci sono, perché ci sono gravi problemi per quanto riguarda il potabile che hanno tutti gli altri comuni dell'Agrigentino e in particolare 11 comuni che si trovano nella parte alta della provincia di Agrigento e che attingono dalla diga Castello. Si farà ogni sforzo, gli sindaci, abbiamo preso l'impegno di fare ogni sforzo per trovare pozzi, per mettere a disposizione dei pozzi per uso potabile che possano alimentare e aumentare la fornitura e i volumi d'acqua per uso potabile, di modo che si possano affrancare gli invasi che dovranno servire solo per uso irriguo, con l'impegno che da settembre prossimo si mette in funzione immediatamente, così come il sottoscritto aveva richiesto già a luglio del 2023, la bretella per caduta che possa convogliare quanta più acqua possibile nella diga Castello piuttosto che farla sfociare a mare. Questo era stato richiesto dal sottoscritto già il 23 luglio 2023, capendo e intuendo da quello che si discuteva che si andava incontro ad un'annata di grave siccità. Se fossero state ascoltate queste richieste, sicuramente alla diga Castello ci sarebbero dai 5 ai 6 milioni di metri cubi d'acqua in più e non ci sarebbe il problema né per l'uso irriguo né tantomeno per il potabile.